dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: sei tu il figlio di Dio? Dia questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mani e io la do a chi vuole. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai. Lui solo adorerai. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano, e anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Thank you.
è superfluo per andare in profondità e ritrovare ciò che invece è essenziale. Allontanarsi non è sempre una cosa negativa. Il deserto può sembrare apparentemente un luogo vuoto e privo di senso. In realtà per Gesù questo luogo è ricco della presenza di Dio e del suo amore. Proviamo anche noi in questa prima settimana di Quaresima a compiere dei gesti che ci aiutino ad allontanarci da ciò che non conta, per valorizzare ciò che invece è importante. Vivere la Quaresima come un deserto, accompagnati dalla presenza di Dio e del suo amore. Thank you.
Vi aspettiamo con la prossima meditazione.